Luca, guardi un momento la bombola che non mi arriva il gas in punta. Va bene. L'incidente che abbiamo visto è dovuto sostanzialmente alla mancata conoscenza dei rischi connessi all'attività che il secondo lavoratore ha fatto su indicazione del collega, il quale era la persona preposta a fare quelle attività, facendola senza averne le conoscenze specifiche ha causato l'incidente. Da qui ancora una volta l'esigenza che una persona ben informata e preparata riduce la probabilità di incidenti sul lavoro. In caso di utilizzo di fiamme libere è fondamentale verificare l'assenza di residui combustibili di altre lavorazioni e allontanare i materiali infiammabili presenti oltre un raggio di 10 metri. In alternativa i materiali vanno protetti con coperti ignifughe o schermi. Solo nel 2017 in Italia si sono registrate 1029 morti bianche. È ora di dire basta. Per la CGIL la sicurezza sul lavoro è una priorità, ma deve essere una responsabilità condivisa da tutti, perché di lavoro non si può morire.